abbiamo visto come il livello del mare negli ultimi 300.000 anni sia variato moltissimo, di circa 120-130 metri. Oggi siamo in un momento in cui quasi tutte le coste italiane sabbiose sono in erosione, segno che il mare sta ancora salendo. La chiacchierata, la lezione di oggi si svolgerà sul cercare di capire perché il mare sale, è una risalita naturale o è accelerata dall'effetto serra, dal riscaldamento climatico. Per quanto riguarda il passato, molto importante studiarlo, quali sono gli indicatori fossili e che margine di errore ci danno. Per quanto riguarda il presente, come si misura la risalita del livello del mare e quindi i mareografi, i satelliti. Per quanto riguarda il futuro, una volta capito quali sono tutte le componenti che fanno risalire il mare, quindi non solo quelle climatiche, ma anche quelle geologiche, la produzione di mappe di possibile allagamento del livello del mare del 2100. Iniziamo subito a vedere questa curva che è stata pubblicata dal Centro Previsioni e Segnalazioni di Maree di Venezia, che somma vari mareografi ubicati a Venezia, dandoci dati dal 1870 al 2020, quindi 146 anni di misurazioni. Si vede che come questa curva sia variata molto, 42 centimetri in 146 anni, più di altri mareografi, come vedremo, come quello di Marsiglia, di Genova, indice che a Venezia, oltre alla risalita del mare, alle maree, quando spira forte il vento di scirocco, ci sono altri movimenti che sono geologici, che non dipendono dall'uomo e che aumentano il rischio. Spesso succede che ci siano entità, persone che negano le variazioni del clima, e alcuni giornali italiani hanno pubblicato queste immagini dicendo sì, nel novembre del 2019 c'è stata un'enorme marea che ha allagato Venezia, ma insomma sono cose note. Già nel dicembre del 1825 ci sono dei quadri che illustrano la stessa cosa. Il problema è andare a vedere con quanta frequenza queste maree eccezionali si sono succedute nel tempo. Questa slide illustra come da una a due volte ogni 4-5 anni siamo arrivati a 10 volte l'anno, quindi il problema è la frequenza. Bene, partiamo da lontano. Tra 7 e 5 milioni di anni fa il Mediterraneo si è chiuso, quindi per questioni tettoniche Gibilterra si è chiusa e essendo un bacino, il Mediterraneo, in grande deficit di acqua con grande evapotranspirazione, si è completamente prosciugato, e quasi completamente prosciugato, e gli effetti si vedono, per esempio, in tante zone con depositi cosiddetti del Messiniano, sali di evaporazione. Qui siamo a Petralia Soprana, scusate, dove c'è la miniera dell'Italcali, dietro quelle casette, e andando dentro si vedono depositi di sale spessi fino a 300 metri, che vengono purissimi, che vengono utilizzati per produrre il sale che utilizziamo noi. Per arrivare un po' più indietro nel tempo, nel Pliocene, tra 3 e 4 milioni di anni fa, e la freccia indica dove stiamo, faceva molto più caldo di oggi, le trasgressioni marine erano molto più brevi e non si arrivavano a più, e non arrivavano a più di 100 metri come negli ultimi 500-600 mila anni, e il livello del mare mediamente era di 25 metri più alto di oggi.
lo studio del rapporto isotopico dell'ossigeno contenuto nei foraminiferi campionati nei fondali oceanici e la trasformazione di questo rapporto in metri di livello del mare con delle formule complesse ci può far tornare indietro nel tempo anche con una certa precisione di 5 milioni di anni. Questa è una curva degli ultimi 2 milioni di anni, quest'altra è una curva sempre con la stessa metodologia molto precisa, la curva degli ultimi 450.000 anni, e come si vede ogni più o meno 110-120.000 anni il mare sale e scende con circa 120-130 metri di dislivello. Abbiamo tutti studiato a scuola che tutto ciò dipende da questioni legate all'eccentricità, all'obliquità, alla precessione degli equinozi dell'asse terrestre, scoperte e studiate da Milankovic i primi del secolo. Quindi, con una certa regolarità, sulla Terra si sono succeduti periodi caldi e periodi freddi che hanno fatto aumentare e diminuire il mare, ma di tantissimo. Questa è una mappa pubblicata nel 2004, italiana, che ci fa vedere dove stava la linea di riva, praticamente nel Molise sfociava il Po e via di seguito. Questa è l'evidenza di impatto più grossa che c'è. E questa non è solo un modello, ma ci sono dati, sondaggi che ci dicono che dove oggi c'è il mare, Homo sapiens attraversava a piedi da Ancona alla Jugoslavia. Se invece, come visto nel filmato iniziale, andiamo indietro nel tempo, 125.000 anni fa, cioè l'ultimo periodo caldo, c'era un mare mediamente più alto di 7-8 metri rispetto ad oggi. Ma qual è il problema? Il problema è che 125.000 anni fa, ci dicono le calotte glaciali, il contenuto di anidride carbonica era 290 parti per milione. Oggi invece, è il solco attuale ben evidente sotto quello fossile, perfettamente visibile in Sardegna, oggi nel Golfo di Orosei, ci dice che oggi, con un mare di 7-8 metri più basso, siamo arrivati a 415 parti per milione di anidride carbonica. Questo lo possiamo dire con una grande certezza, e cioè attraverso le calotte glaciali che hanno attraversato ghiaccio dell'Antartide, che ci dice che misurando l'anidride carbonica nelle bollicine contenute nei ghiacci ci dicono con grande precisione qual era il contenuto di anidride carbonica. È ben visibile cosa sta succedendo dagli anni 50, anzi da poco prima, dall'epoca industriale ad oggi. E questa è un'altra slide che evidenzia ciò che è successo dal 1950 ad oggi, e qua si vede abbastanza chiaramente come si è evoluta la temperatura sulla Terra da dati strumentali, non da modelli, e come è passata questa temperatura dagli anni 50 ad oggi. È abbastanza impressionante guardare questo filmato. Sì, l'Italia, per quanto sia rispetto ad altre, l'America, l'India, la Cina, emette meno tonnellate di anidride carbonica, ma con le sue emissioni comunque le emette, e qui sono evidenziate. Ci sono state delle critiche all'IPCC, l'organizzazione intergovernativa mondiale che monitora e studia le variazioni climatiche negli ultimi decenni,
Io devo dire che avendo partecipato alla riunione del 2010 che era stata organizzata sulle questioni relative al livello del mare con parecchie centinaia di scienziati che venivano da tutto il mondo, nessuno mi ha detto di dire questo o quest'altro, ho ascoltato con interesse quello che si diceva, ho detto alcune questioni relative all'Italia e ho toccato con mano la grande scientificità e onestà intellettuale che aleggiava in questa conferenza. E nel 2010 ci si è iniziati a si è iniziato a capire che sia l'Antartide che la Groenlandia, sulla base dei dati del satellite, quindi delle differenze di massa di accumulo dei ghiacci, si stavano sciogliendo. E poi è uscito il report dell'IPCC del 2013 che, a seconda dei vari scenari, ci ha detto quello che poteva succedere nel 2100, seguito da quello più recente del 2019, che più o meno ha ricalcato, anzi ha leggermente diversificato, peggiorando la situazione. Lo scioglimento dei ghiacci è dovuto al riscaldamento globale e questi tre modelli RCP 2.6, 4.5 e 8.5 si basano sul contenuto di anidride carbonica che ci sarà, che è previsto nel 2100. Il più grave, l'RCP 8.5, prevede 600 parti per milione nel 2100, cosa non molto improbabile visto che abbiamo superato e anche di molto le 400 oggi ed arriviamo a meno di 300 in tutti i periodi più caldi precedenti al nostro. Ma cerchiamo di capire quali sono gli elementi che distinguono e compongono le variazioni del livello del mare. Allora, uno è lo scioglimento dei ghiacci, ed è chiaro, se si sciolgono i ghiacci, in tutto il mondo il livello del mare sale. Gli altri due, o per scioglimento o per la dilatazione termica della parte superficiale degli oceani, e il Mediterraneo su quest'ultimo è molto sensibile, essendo un mare quasi chiuso con pochi apporti fluviali e molta evapotraspirazione. A questi movimenti bisogna aggiungere quelli isostatici e quelli tettonici. Quindi scioglimento dei ghiacci assolutamente visibile dai satelliti, ma anche misurabile dai mareografi di tutto il mondo. L'isostasia, che cos'è l'isostasia? L'isostasia non è altro che la differenza di massa dei periodi glaciali dove chilometri di ghiaccio insistevano ai poli. Il mantello è fluido e quindi si schiaccia, e schiacciandosi il mantello ai poli si innalza nelle zone come il Mediterraneo. Quando il ghiaccio si scioglie, come è successo da 20.000 anni fa ad oggi per questioni climatiche naturali, il mantello vicino ai poli si rialza e conseguentemente si abbassa in zone come il Mediterraneo. Quindi ecco qui uno schema di quanto vi ho detto ed ecco qui un'immagine di come il mare abbia delle risposte di risalita diverse a seconda della zona dove stiamo. Noi siamo nel Mediterraneo, dove c'è una piccola componente isostatica e glacio isostatica, ma comunque, per quanto piccola, anche oggi attualmente è ben misurabile. E ve ne do un esempio: nella curva sulla sinistra voi vedete quello che quelle che sono state le differenze tra il nord Italia, Adriatico e Tirreno, quindi Trieste e Genova,
e la parte centrale dell'Italia da 2000 anni ad oggi. Quindi se 2000 anni fa il mare era eustaticamente 12-13 centimetri più basso, ecco che per esempio in Sardegna un livello del mare contenuto in un sondaggio, un livello del mare mostrato da un reperto archeologico sommerso non è più a 13 centimetri, ma è a meno 1,80 m, mentre invece a meno 0,4 40 centimetri a Trieste. Quindi in soli 2000 anni l'isostasia ha tirato giù parte delle coste italiane. Attualmente, scusate, nella curva di destra, questi sono i tassi in millimetri all'anno con i quali sta scendendo la zona del Mediterraneo centrale, e quindi molto poco nella zona di Trieste e Venezia, molto di più nella zona della Sardegna. Sembrano pochi, più di 6 mm, quasi 6 mm e mezzo all'anno, scusate, 0,6 mm e mezzo all'anno, ma in realtà sono tanti se sommiamo questo ad altri fattori ed arriviamo al 2100. Le differenze delle curve di risalita predette tra, per esempio, Oristano e Trieste nella fettina temporale di circa 12.000 anni fa sono di addirittura 15 metri. Cioè, se noi facciamo un sondaggio a Trieste, un sondaggio a Oristano, lo stesso livello lagunare che ha 12.000 anni, a Trieste ce lo troviamo a 57-58 metri, a Oristano lo troviamo a meno 72 metri, questo per evidenziare quanto sono alti i movimenti tettonici, i movimenti isostatici. Per quanto riguarda la porzione tettonica, si calcola andando a studiare alcuni indicatori che possono essere quelli chiamati geomorfologici, come i terrazzi marini o i solchi di battente. Sono delle forme che contengono anche dei depositi che li possono datare. Sedimentologici in generale, come i coralli, le spiagge fossili, i depositi lagunari, speleotemi, sondaggi con fossili all'interno di questi, oppure dei fossili fissati alla roccia, e sono tra gli indicatori più precisi, come le piattaforme a vermetidi ed altri, oppure quelli archeologici, e cioè dei manufatti oggi o sommersi o parzialmente sommersi dal mare, storici o preistorici, ben connessi col livello del mare, e poi vedremo di quali si tratta. Cominciamo dai terrazzi. Questa è la carta geomorfologica dei terrazzi di San Vito Lo Capo, e possiamo vedere che queste freccette indicano l'inner margine, e cioè la parte finale del terrazzo prima di quello successivo inciso sulle calcareniti di Marsala nella piana di Castelluzzo a San Vito Lo Capo, che indicano una quota di 11 metri molto ben visibile. Ci sono poi dei terrazzi che possono essere invece sollevati dalla tettonica e che ci danno il tasso tettonico. Come noto, in Calabria ci sono grandi sollevamenti, e questo è un terrazzo sulla costa tirrenica della Calabria che oggi si trova a 127 metri. Quindi il calcolo è semplice: il livello del mare era a 7 metri, 120 metri di salita in 120.000 anni. Poi ci sono tanti altri marker, indicatori. Cominciamo a vedere i coralli, che sono quelli che meglio si possono datare con delle tecniche di datazione di uranio torio che arrivano fino a 400-500 mila anni fa. Questi sono gli unici coralli che noi abbiamo nel Mediterraneo. Questi sono dei cespi di cladocora
studiati nel Mar Piccolo di Taranto. Questi invece sono coralli che si trovano in zone tropicali, qua siamo nel Mar Rosso, e questa è la parte sommersa di un atollo corallino che sprofonda fino a 100 metri. È proprio dalla datazione con la tecnica del carbonio 14 e del torio uranio di questi accrescimenti corallini che hanno seguito il mare mentre saliva, che è stato possibile fare redare e pubblicare le prime curve di variazione del livello del mare. Qua siamo a Barbados e si vede un solco di battente inciso in una barriera corallina. Chi fotografa è uno dei più grandi studiosi del livello del mare, Paolo Pirazzoli, un italiano che ha studiato in Francia, che oggi non è più con noi. Questi sono dei fori in coralli che si chiamano porites, che vivono 3, 4, 5 metri sotto il livello del mare. E queste sono le prime curve pubblicate da Edward Bard e compagni per l'isola di Tahiti, in cui si è capito che le date tra carbonio 14 e torio uranio potevano avere delle differenze, ed è iniziata la calibrazione da queste curve del carbonio 14. Si vede che da meno 130 metri il mare è arrivato quasi alle quote attuali circa 6.000 anni fa. La scienza poi è andata avanti, le cose sono proseguite. Questa è una collezione di dati di risalita del livello del mare in tutto il mondo. E noi abbiamo una cosa molto positiva nel Mediterraneo, e cioè la possibilità che un gasteropode che si chiamava Strombus bubonius, ma adesso si chiama Persis Strombus latus, è entrato nel Mediterraneo in questo periodo caldo, e poi non è mai più entrato, e quindi quando troviamo questo gasteropode in forma fossile siamo certi dell'età di questo deposito. Qui siamo a Taranto e in questo caso è un deposito di 125.000 anni fa. Questa è una laguna invece di 125.000 anni fa che contiene cerizium, cerastoderma, che sono dei gasteropodi che vivono a 1-2 metri di profondità, e quindi ci danno, sapendo la quota di questa laguna, il livello del mare di 125.000 anni fa. Stessa cosa, qui siamo a Tavolara ed è una spiaggia che contiene gasteropodi di 125.000 anni fa alla quota di 3-4 metri sopra il livello del mare, trasgredisce sopra il granito di Tavolara ed è confermata dai solchi di battente, e dopo vedremo di cosa si tratta, che a Tavolara stanno a circa 8 metri. Queste sono piattaforme a vermetidi, gli unici organismi gasteropodi che formano reef, colonie nel Mediterraneo, e hanno un'estensione che va dal sud, dal nord dell'Africa a Mediterraneo centrale, non vanno più in alto della Sardegna, non ci sono nel Lazio. Questi gasteropodi, e vedete una sezione dell'assetto di questi gasteropodi, sono utilissimi perché vivono esattamente a livello del mare, e quindi se trovati fossili ci dicono qual era il livello del mare alla data in cui sono stati trovati, e ovviamente alla quota. Fare dei sondaggi è molto importante, e soprattutto se si trovano dei fossili all'interno di questi sondaggi. Questo è il ritrovamento di un fossile di cerastoderma che ci dice che il sondaggio ha attraversato una laguna, e quindi la data di questo fossile e la quota, se paragonata alle curve di proiezione, previsione di livello del mare, ci dice se questo cerastoderma e questo livello sta alla quota in cui deve stare, o si è alzato o si è abbassato. Dopo vedremo degli esempi. E qui sotto vediamo un cerizium. Il litofago è un
mollusco che secerne acido cloridrico e buca i carbonati, e quindi questi fori, in questo caso sono fori antichi del Tirreniano e si sono un poco allargati, ma i litofagi del Tirreniano erano anche più grandi dei litofagi di quelli che vivono oggi. La quota massima alla quale troviamo i litofagi, in questo caso del Tirreniano, ci dicono che il mare stava almeno 40-50 cm sopra, perché non possono venire fuori dal livello del mare. Ricordiamo che il Mediterraneo ha delle maree di 40-45 cm al massimo, a parte la zona nord dell'Adriatico e il Golfo di Hammamet in Tunisia, dove le maree sono più alte. Un altro marker molto importante e molto preciso è il solco di battente. Qui stiamo misurando un solco di battente attuale, siamo in Sardegna, è eccezionale questo solco, ci si chiede per quanto duri, quando crollerà il pilastro che sta sopra, e il solco di battente attuale e soprattutto fossile ci dà delle indicazioni di estrema precisione sul livello del mare che ha battuto quel solco. Queste sono dei denominati funghi, quindi solchi fossili che si trovano sott'acqua e ci danno indicazioni sul livello del mare passato. Ecco, queste sono le dimensioni. Come si misura un solco di battente? È molto importante lo studio, è stato molto importante lo studio dei solchi di battente, perché ci hanno dato indicazioni molto molto importanti su l'assetto tettonico di tutto il Mediterraneo. Questi solchi sono rimasti impressi sui carbonati di moltissime falesie del Mediterraneo. In particolare sono davvero impressionanti quelli del Golfo di Orosei, qui misurati con un particolare strumento, base del solco attuale, base del solco tirreniano, rimasti impressi nonostante la dissoluzione del calcare avrebbe dovuto scioglierli, perché riempiti e sigillati da sabbie eoliche successive. Oggi, da poco, in tempi geologici, erose dal mare che è risalito rispetto a 20.000 anni fa. È chiaro che tutto ciò va misurato con una certa precisione, con stazioni totali, con agganci rispetto al livello del mare, altrimenti tutto ciò è assolutamente inutile. Un marker importante che ha dato dei risultati importantissimi in tutto il mondo sono gli speleotemi, che ovviamente si formano per carsismo, per acque freatiche, e quindi nei periodi freddi, più freddi di oggi, quando il mare era più basso, si formavano. Poi sono stati ricoperti dal mare, le grotte sono state allagate dal mare, hanno smesso di depositarsi in forma continentale, ma in alcuni casi fortunati, come alcune grotte italiane, depositi marini dati da serpuli di spugna e da altri organismi hanno ricoperto gli speleotemi. E qui siamo in speleotemi molto profondi, campionati nella zona di Palinuro, che sono stati importanti per la ricostruzione del livello del mare. Ma dicevamo che in alcune grotte, come la grotta dell'Argentarola, più livelli marini e continentali si sono sovrapposti, evidenziando con grande precisione quali sono stati i movimenti del livello del mare, visto che la grotta dell'Argentarola si trova in una zona tettonicamente molto stabile, da circa 230.000 anni fa al presente. Marker archeologici più sono in connessione col livello del mare, vedremo quali possono essere, più sono importanti ed utili. Ne abbiamo da meno 130 metri, da 20.000 anni fa ad oggi, in tutto il Mediterraneo, che è stata un po' la culla della civiltà
diciamo, del mondo, e passiamo dalla grotta Cosquè, dove sono stati rinvenuti e datati graffiti, peraltro non graffiti, pitture peraltro di pinguini nel Mediterraneo, datati appunto 20.000 anni fa, a via via tanti altri marker importanti. Io e i miei collaboratori abbiamo avuto modo, i miei non collaboratori, i miei amici e colleghi che mi hanno aiutato moltissimo nello studio delle variazioni del livello del mare, in particolare gli archeologi sono stati molti, molto bravi, e spesso sono state delle archeologhe che hanno contribuito tantissimo allo studio delle variazioni del livello del mare utilizzando questi marker. Ovviamente un'anfora trovata a 50 metri poggiata sulla roccia non ci dice niente, ci dice solo che lì è passata una nave ed è caduta un'anfora. Come possono trovarsi sott'acqua delle formazioni naturali che sembrano, nel caso per esempio dell'immagine sulla destra, una strada, ma sono dei flish, delle formazioni geologiche, quindi bisogna stare molto attenti. È molto importante quella che viene denominata l'altezza funzionale, cioè l'altezza della struttura archeologica che noi misuriamo rispetto al livello del mare. Faccio un esempio: un molo molto grande dove approdavano navi molto grandi era molto alto rispetto al livello del mare, un molo molto piccolo era molto più basso. Tutto ciò è possibile con l'aiuto di esperti archeologi e conoscendo la marea locale determinarlo, e quindi la misura della parte sommitale di un molo va corretta rispetto a quella che era l'altezza funzionale del molo stesso. Un esempio unico di neolitico sommerso in Italia, il più bello, che ha contribuito alla calibrazione delle curve di previsione di risalita del livello del mare, si trova nella Grotta Verde, dove ci sono delle inumazioni neolitiche, quindi di 7.300 anni fa, ritrovate fino a 8 metri e mezzo, ma anche dei vasi imposto fino a 10-11 metri sotto il livello del mare attuale. Capocaccia è una zona che si trova nel nord della Sardegna. Inizialmente tutto ciò era stato interpretato come abbassamento di Capocaccia, quando non si sapevano, non era così chiaro che il mare si potesse sollevare in 7.000 anni di così tanto. Invece questo è un dato che conferma le curve di previsioni di sollevamento del livello del mare, che danno il mare neolitico nella zona della Sardegna, per questioni eustatiche ed isostatiche, a meno 15 metri, e quindi il fatto che fino a meno 14 o 13 metri, il fatto che fino a meno 11 si ritrovino dei vasi è una conferma che il modello funziona molto bene. Altri depositi archeologici molto noti sono stati studiati e ritrovati in Israele, sono dei strutture, dei pozzi di acqua dolce ed altro, anche delle città sommerse. Qui stiamo a meno 12 metri ed hanno anch'essi un'età neolitica. In Italia facciamo qualche altro esempio: questi sono dei pozzi etruschi studiati a Pirgi, dove si vede ancora la struttura e si ricostruisce che il livello del mare etrusco di 2400 anni fa era almeno 2 metri e 40 più basso di oggi. Avviciniamoci al livello attuale, qua siamo a Capo Malfatano, dove è ancora conservato un molo frangiflutti, e la ricostruzione di questo molo e il ritrovamento di ceramiche che ci danno l'età ci dicono che 2200 anni fa il mare era più basso di 2,20 m. Ci avviciniamo al periodo romano, anzi no, rimaniamo nel periodo punico, qua siamo a Mozia, dove si vede una strada e si misura e si cammina su una strada punica che oggi è completamente sommersa dal mare,
si vede ben dall'alto dalle immagini da satellite e quindi ci conferma la sommersione. Questo è un molo romano per piccole barche che si trova sommerso a Trieste. Qui c'è stata anche un'azione tettonica, perché il mare romano di Trieste di 2000 anni fa dovrebbe stare a meno 20-25 centimetri, qua invece si trova a 1,40 m. Qui siamo in una delle più belle piscine di allevamento per pesci costruite al tempo dei Romani, dove l'acqua entrava con l'alta marea ed usciva con la bassa, e quindi c'era una pulizia naturale, e qui è stato misurato insieme ad altre piscine in tutto il Mediterraneo il livello del mare romano. In questo caso, e qui vedete il professor Lambeck, che è l'autore dei modelli di previsione, che è voluto direttamente venire a vedere esattamente se i suoi modelli erano giusti o no, e qui siamo a 1,25 m, 1,28 m sotto il livello del mare. E la misura viene dalla conservazione di alcune grate tra un canale e l'altro, come descritto dalla figura, e esattamente ci danno il livello medio del mare di 2000 anni fa. E questa è un'altra grata che si trova a Ventotene. Anche cave che si trovano oggi sommerse, di periodi anche più antichi di quello romano, ci danno delle ottime indicazioni sulla variazione del livello del mare, perché non si poteva. Ci sono poi delle cave di mole per l'olio di epoca medievale, che in tutto il Mediterraneo sono state cavate sulla riva per essere trasportate da piccole barche, che ci danno un'indicazione di circa 30 centimetri negli ultimi 1000 anni. Quindi i movimenti tettonici verticali si calcolano comparando l'età e la profondità di questi indicatori geologici, geomorfologici, archeologici con le curve, diciamo così, pubblicate di predizione di risalita del livello del mare. In questo esempio vediamo comparati per esempio i dati del sondaggio della Versilia, laguna per circa 10.000 anni, molto precisa, con la curva, che dice che stanno praticamente tutti sulla curva, quindi non c'è tettonica. Sulla sinistra i dati della Calabria tirrenica, dove si vede che tutti i dati stanno sopra la curva e si può calcolare il tasso tettonico, e invece nella curva in basso a destra i dati che vengono dal nord Adriatico, sondaggi ed altri, che ci indicano un abbassamento tettonico. Abbiamo così a disposizione una mappa fatta di questi pallini colorati, dove il rosso, l'arancione è sollevamento, per esempio in Calabria, il verde è stabilità, il blu e l'azzurro è abbassamento tettonico. E quindi ecco che abbiamo a disposizione l'ultimo componente per costruire le nostre curve. Diamo un occhio ai dati strumentali. Questa è la comparazione del mareografo di Marsiglia e di Genova, che ci fa vedere la grande differenza che c'è tra Marsiglia, circa 18 centimetri negli ultimi 100 anni, no scusate, circa 12 centimetri, 13 centimetri negli ultimi 100 anni, e Venezia 24 centimetri e mezzo negli ultimi 100 anni, dovuti all'abbassamento tettonico dell'area della costa di Venezia. Questi sono i dati invece da GPS, che hanno una lunghezza di misurazione molto inferiore. I più antichi sono di 15-18 anni fa,
e non i 100 anni dei mareografi, che però anche loro danno un'indicazione, pallino azzurro, pallino rosso e pallino chiaro, bianco, di stabilità, sollevamento e abbassamento, abbastanza in linea con i dati strumentali e con quelli tettonici del Tirreniano. Sulla base di tutti questi dati, sommando tutti questi dati, è stato possibile cercare di capire quello che può succedere tra 80 anni in alcune zone costiere italiane che già oggi si trovano o sotto zero o a zero o al massimo a un metro. Visto che il sollevamento massimo atteso con i modelli IPCC, i dati isostatici e i dati tettonici, varia da zona a zona tra i 95 cm e il metro a 40. Utilizzando o il modello IPCC solamente eustatico o il modello di Rahmstorf che è più severo. Premetto che il Mediterraneo è una zona particolare e quindi c'è qualche imprecisione nell'IPCC. A breve verrà pubblicato un modello da Enea per il Mediterraneo con alcune differenze di qualche decina di centimetri. Sì, questi sono i numeri dell'articolo pubblicato nel 2017 sulle piane. Quello che spicca di più sono i 5.000 km quadrati di possibile allagamento nella zona del nord-est. Faccio scorrere rapidamente qualche esempio. Questa è appunto quella zona del nord-est con qualche zoom. Il mare, o meglio la palude, perché sono zone che hanno al massimo un metro di altezza, quindi sarà una palude, potrebbe, se l'uomo non fa nulla, sia a livello di emissione di anidride carbonica, sia ovviamente a livello di dighe, contrasti ingegneristici, a livello del mare che sale, potrebbe arrivare appunto a 40 km dall'attuale linea di costa. Questo senza conteggiare nessun modello idraulico, nessun ostacolo antropico e neanche i sedimenti che alcuni grossi fiumi possono portare e cercare di evitare questo allagamento. È il numero massimo. Passo rapidamente qualche esempio, qua siamo in Corsica, vedete l'aeroporto di Bastia, qui siamo a Cipro, l'aeroporto di Larnaca, qui siamo nella zona di Massaciucoli, una zona comunque depressa in Toscana, dove dall'alto già si intravede questi grandi tubi che sono l'impianto idrovoro che mantiene parte di questa pianura costiera e il lago di Massaciucoli non allagata, quindi questo è un altro modo. Questo è un treno, le zone costiere italiane sono percorse da treni, quindi questo è un altro bel rischio. Spesso il treno sta a un metro e mezzo, due dalla linea di costa, e l'altro problema non è solo il mare che sale, ma gli eventi di estremi di tempeste, quindi di onde, che sono sempre più frequenti. Sì, questa è un'immagine di un treno danneggiato e devastato in Scozia qualche mese fa. Questa è un'immagine che non vuole assolutamente essere di monito ed è solo un ricordarci che sulla sinistra è quello che può accadere nel 2100, sulla destra è quello che potrebbe accadere chissà quando, visto che 125.000 anni fa il mare si è sollevato di 7 metri, quindi qua vediamo la stessa zona con un mare non sollevato di 1,10 m, ma di 7 metri, e questo è quello che potrebbe succedere alla pianura padana, ma sono per ora eventi che speriamo proprio che non si realizzino, e chissà quando accadranno, sperando che l'uomo possa frenare le emissioni di anidride carbonica e fare delle difese. Ultima questione sugli eventi eccezionali. Vi ricordate che nel 2018 è stato
distrutto un porto in Liguria. Ecco, questi sono gli eventi estremi di onde e venti, purtroppo da sud, quindi perpendicolari alla costa della Liguria, che hanno anticipato questo terribile fenomeno che ha distrutto il porto di Rapallo, facendo parecchie milioni di danni. E quindi io chiuderei questa chiacchierata sul livello del mare, avvisando tutti i gestori della cosa pubblica che è ora di pensare che il mare sta salendo e che bisogna fare qualcosa per avvisare chi abita sulle coste o chi costruisce ferrovie, fabbriche, eccetera, eccetera, quali sono le zone possibilmente a rischio. Il mare non si è mai fermato nel corso dei milioni o miliardi di anni della storia della Terra, non si fermerà mai, sia e soprattutto per motivi climatici dovuti certo non all'uomo, in questo momento presumibilmente per l'effetto serra dovuto all'uomo. Adesso sto riprendendo.